pesano. Prova a tirarle su. No, no, sono qui con tutto il tempo che ci abbiamo messo a farle qui. Pesano dalla fatica che abbiamo fatto, perché quest'anno ci abbiamo dato parecchio dentro, diciamo. Però una fatica che adesso sembra di avere una piuma sulle spalle, veramente. Cari lettrici, cari lettori di Bergamo News, bentornati alla prima puntata del 2024 di Un Drink Con, e non potevamo cominciare veramente in maniera migliore, perché il 2024 sportivo bergamasco è iniziato con tante soddisfazioni in tanti sport, ma non si può ovviamente trascurare quello che è successo in Lituania, a Kaunas, dove due bergamaschi acquisiti, un po' forse, vediamo, si sono laureati campioni europei di pattinaggio su ghiaccio nella categoria, pattinaggio artistico su ghiaccio nella categoria delle coppie. Matteo Guarise, Lucrezia Beccari, benvenuti. Grazie. E complimenti. Grazie. Soprattutto. Grazie. Complimenti. Complimenti. Queste sono le medaglie che abbiamo qui in esibizione. Rispetto all'anno scorso, come vedete, non è cambiata la location, perché ci troviamo sempre all'Ortus in via Tasso. Non è cambiato neanche il nostro Lorenzo. Come stai? Ciao, ciao Lorenzo. Ciao. Complimenti, ragazzi. Grazie. Questo è per te. Mentre invece abbiamo due massami. Grazie. Wow. Mille. Grazie. Grazie Lorenzo. Allora, abbiamo qua i ragazzi che... Anche perché i ragazzi sono tornati ieri sera, tardi, dalla Lituania, dove hanno trascorso l'ultima settimana. Ci raccontate un po' quest'ultima settimana, com'è stata dall'inizio alla fine, no? Piena di emozioni. Allora, è stata una settimana... Salute intanto. Salute. Salute soprattutto. È stata una settimana veramente... piena di emozioni, e abbiamo fatto davvero tantissime cose, infatti come si può vedere sono un po' provata, scusate la faccia, però penso che ne è valsa veramente la pena. Questa è stata, diciamo, la mia gara, una delle mie prime gare più importanti, al di là del TAP di Grand Prix che abbiamo fatto, però appunto non potevo iniziare l'anno in modo migliore, e diciamo che ho vissuto un po' tutto ciò che ancora non avevo vissuto, tutto insieme, tutto compattato, tutto nella stessa gara, quindi probabilmente anche per questo che è stato fantastico, ma nello stesso tempo mi ha un po' provata, insomma. Ricordiamo anche che hai chiuso l'anno compiendo 20 anni, perché hai fatto gli anni a dicembre. Sì. Se non sbaglio, insomma, l'hai chiuso in bellezza e l'hai anche iniziato in maniera... Invece tu, Matteo, di anni ne hai un po' di più. Qualcuno in più, classe, diciamo, 88. Qualche chilometro in più. Sì, la mia è stata un'esperienza completamente diversa, penso, da Lucrezia. Infatti tante volte dico, questa vittoria ha un peso completamente opposto tra me e tra lei, perché non è neanche quasi paragonabile. Io dico che la mia vita è sempre stata, no, avevo scritto anche un discorso, perché dovevamo fare un discorso l'altra sera. Sì. Al banchetto finale. Ecco, questa è stata la cosa che è mancata, avevo scritto anche un discorso, quindi ho pensato tanto un pochettino a quello che era stato un po' per me questa, mm-hmm, questa avventura, per cominciare con Lucrezia, affrontare questo campionato, fare questa vittoria, e ho sempre detto che per me è stato sempre un 50-50, no? Non è mai stato di qua sicuro o di qua non sicuro. Dalla prima volta che ho messo la mano in piedi, ricordo, io vengo dal pattinaggio a rotelle, sono stato campione del mondo nel 2008 e sfortunatamente il mio sport, le rotelle, non è sport olimpico, e quindi io avevo da sempre questo desiderio di partecipare alle Olimpiadi. E lì mi era già stato detto, ma tu sei pazzo, alla tua età, come fai a cominciare a pattinare su ghiaccio? E sono riuscito con Nicole Della Monica a fare 3 Olimpiadi, che è una cosa praticamente cade inverosibile. Quando Nicole mi disse, guarda, io non me la sento più perché ho voglia di iniziare un'altra strada, noi abbiamo sempre parlato in maniera molto aperta, io, mm-hmm, e io ho detto, no, io non la sento di andare avanti. Tutti, ma sei pazzo, hai 34 anni, ma dove vuoi andare? E ho iniziato con Lucrezia, sai, l'anno scorso, come diceva appunto Lucrezia, non è stato facile, è stato magari difficile, ma col lavoro si va da tutte le parti, e magari
all'inizio non avrei scommesso su questa vittoria, probabilmente se ci avessi puntato un euro ne avrei vinti tanti, però ripeto, questa per me è stata proprio una sorta di coronamento di tanti sacrifici, di quel 50-50, di quella monetina che è stata lanciata tante volte, quando magari per lui questa è stata completamente vissuta in una maniera diversa. Nono tentativo, vero? Se non sbaglio, gli europei. È il decimo europeo. Sì, hanno sparato i numeri, okay. Però... Allora, adesso 9 già fatti, ci sono stati, perché ne avrei fatti di più, ma c'è stato un anno il Covid, certo, un anno la Nicole si era infortunata, certo, un anno... Cioè, ce ne sono state tante, quindi diciamo decimo tentativo, che è formato da 1 e 0, lo 0 non conta, e diventa uno. Un poeta anche, quindi, cioè, scrivi discorsi, incredibile. E invece per te è stato l'europeo numero? 2. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso. È stato il primo, sì. Quando avete capito che dal 10 si poteva togliere lo 0 e poteva rimanere solo l'1 durante la gara, durante la settimana, c'è stato quel momento in cui avete capito dicendo noi possiamo arrivare là sopra? In realtà è stato proprio all'ultimo secondo, penso. Sì. Proprio l'ultimissimo. Perché sì, ricordiamo che dopo la prima parte del programma voi eravate al terzo posto, sì, e poi nella seconda parte, nel libro, invece avete raggiunto il primo. Sì, però scalando due posizioni. Come dicevo, cioè, nel senso, c'erano delle coppie di tutto rispetto che partecipavano a questa competizione. Quindi noi, essendo nella terza posizione dopo il programma corto, avevamo davanti a noi due scogli importanti da raggiungere e superare, ma dietro di noi tante persone che ci fiatavano sul collo. Quindi, cioè, in quel momento dici devo fare del mio meglio, perché se inciampo un po' troppo non solo perdo il mio terzo posto, ma vado in fondo alla fila, capito? Certo. Quindi, cioè, quando avete realizzato che si poteva concretizzare, è stato proprio... Quando abbiamo visto dopo di noi i tedeschi che hanno iniziato a sbagliare, si è accesa la prima lampadina. Intanto la gioia... la gioia è arrivata sul podio, sul Kiss'n'Cry, che è il divanetto dove aspettiamo i punteggi. Sì. Perché ci siamo resi conto che più giù di 3 non potevamo andare, non c'è davanti, e quindi la medaglia è arrivata, ce l'abbiamo. E lì è stata la prima. Certo. Sì. Poi diciamo che dopo ci sono state, diciamo, le varie interviste, in realtà vari abbracci con i nostri allenatori e tutto, e poi c'è, diciamo, un altro divanetto, ci sono stati divanetti. Dove appunto abbiamo guardato le ultime due coppie in gara, appunto come diceva Matteo, i tedeschi hanno iniziato comunque a sbagliare abbastanza e ci siamo resi conto che comunque avremmo scalato di un'altra posizione, e poi mancava l'ultima coppia, che è quella, diciamo, temibile, e anche loro hanno iniziato un pochino a sbagliare. Però fino all'ultimo comunque, sai, non lo puoi sapere, perché comunque vengono giudicati, non è uno sport come per esempio lo sci, certo, che c'è il cronometro. Certo, non c'è solo il fattore oggettivo. Esatto, quindi comunque fino all'ultimo, finché non esce il punteggio. Finché non esce sullo schermo, esatto, non ci crediamo. Infatti, e c'erano tutti i nostri allenatori dietro iniziamo. Che dicevano sì, e però io sono stata veramente... impassibile finché non l'ho visto scritto sullo schermo. Sì. Il primo pensiero è di qual è stato quando l'avete visto scritto? Ma io l'ho detto in varie interviste che io non riuscivo ancora a realizzare. È difficile da realizzare in generale. È difficile da descrivere. Anche mio papà ieri, quando è venuto a prendermi in aeroporto, mi ha chiesto ma com'è, cosa hai provato, cosa provi? Ho detto papà non te lo so spiegare in realtà. No, tante volte è veramente più l'idea quando ti prepari, quando ti alleni, l'idea dici cavolo, quando sarà il mio momento, sarà, io farò, salirò, salterò, poi succede e rimani talmente lì come un pollo che in realtà non fai niente, non capisci neanche bene che cosa stai facendo. Non sai cosa fare, quello che si dice non so come esultare, quindi come...
però realizzi dopo un po', perché apri il telefono e ci sono video, messaggi, tanti sì, messaggi, ma tanti, e allora inizi a dire, ah, allora forse qualcosa ho combinato. E tra l'altro, no, abbiamo toccato un po' questo tema anche prima, però secondo me è interessantissimo approfondirlo, no? Cioè, voi avete 15 anni di differenza, pattinate insieme da un anno e mezzo. Due cose che, oltre che avvalorare incredibilmente il traguardo, perché insomma, significativo secondo me, come due generazioni così diverse si sono trovate e anche come avete cominciato? Cioè, vi siete trovati in coppia, qualcuno vi ha detto guardate che secondo me stareste bene a pattinare insieme, cioè com'è nata e come si sono sviluppati i rapporti di dinamici tra di voi, anche considerando questi 15 anni di differenza che comunque insomma sono tanti. Allora, appunto, come dico spesso, quando abbiamo iniziato a fare coppia, io venivo da un periodo un po' difficile perché ho avuto dei problemi di salute e quindi anche, diciamo, la stagione, la mia ultima stagione in singolo non è andata proprio così bene e quindi sentivo proprio dentro di me che avevo bisogno di un cambiamento, no? E io avrei sempre voluto fare coppia perché l'avevo un po' approcciata da piccolina, avevo avuto un incidente, insomma. E quindi quando mi hanno proposto appunto di pattinare con Matteo ho detto subito, cioè perché no, e abbiamo provato e ci siamo trovati subito bene in generale caratterialmente e abbiamo avuto anche noi qualche, no, un problemino, però magari non ci a volte non ci capivamo in alcune cose. E però alla fine della scorsa stagione abbiamo fatto un po' il punto della situazione e adesso devo dire che ci siamo molto più uniti, ma soprattutto penso perché abbiamo anche imparato a conoscerci un po' fuori dalla pista e abbiamo avuto tante occasioni per girare insieme anche da soli, no? Parlare anche di cose non solo del pattinaggio e questo ci ha aiutato tanto in pista poi per essere più uniti. Sì, non è mai facile in generale cambiare una partnership, perché comunque ogni persona è diversa da un'altra. Io diciamo che la Lucrezia è la mia terza partner. Dopo vabbè, ne ho avute di più in realtà, però significative è stata la mia terza partner. La prima è stata la Sara Venerucci a rotelle e aveva un carattere a sé. La seconda è stata nella Nicola della Monica su ghiaccio ed è un carattere a sé. E la Lucrezia ne ha un altro a sé. In più la differenza di età magari fa in modo che sia anche difficile trovare un'argomentazione sulla quale condividere, certo, determinate cose, certo, perché giustamente è cresciuta in un momento diverso dal mio. Tante volte, sai, anche tra coetanei si fanno delle battute che difficilmente vengono capite da lei, ma allo stesso tempo tante volte lei fa delle battute che io non so neanche da dove, TikToker piuttosto che cose, che io sono una persona che con Antisocial. I social in generale ho delle difficoltà importanti e quindi è anche difficile cercare di trovare un'argomentazione che poi ti possa, tra parentesi, unire sul ghiaccio. Però questo ti permette anche di scoprire dei lati di te stesso che tante volte vengono anche un po' dimenticati. Infatti dico, tante volte la Lucrezia cosa ha portato a me, Matteo Morise? Mi ha portato una leggerezza, mi ha portato un'energia, un modo di vedere la vita, un modo di vedere il pattinaggio, di vedere le difficoltà, che mi ero dimenticato, perché comunque a 20 anni la mia visione di questo sport era più simile alla visione che ha Lucrezia in questo momento. E questo che cosa vuol dire? Che tutto è bello, è divertente. E sai, negli anni comunque facendo sempre le stesse attività, le stesse tipologie di giornate, un pochettino questo fuoco si spegne. Io devo dire che lei mi ha aiutato a riaccendere questa fiammella. E il fatto di avere di nuovo questa forza, questa energia, questa vitalità mi ha anche permesso di sostenere determinati tipi di allenamenti che ci hanno portato fino a qua. Prima di chiedere dei prossimi obiettivi, devo ricordare una cosa, anzitutto, che voi siete, come ho detto all'inizio, bergamaschi acquisiti, perché tu sei nato a Rimini, giusto? Sì. E invece tu sei torinese, sostanzialmente.
Bergamo però, ne parlavamo, è forse in questo momento a livello europeo il centro, no, del pattinaggio artistico, almeno nelle coppie, perché voi primi, ricordiamo il bronzo che hanno ottenuto Rebecca Aguilar e Filippo. Io non direi neanche i risultati, perché io mi piace metterci tutti sullo stesso piano. Comunque ci siamo noi, c'è certo. Filippo, Rebecca, Aguilar De Brusini, Conti Maci, ma c'è anche... che comunque ci sono... Certo. Che sono vincitori di una tappa di Coppa del Mondo. Comunque ci sono quattro coppie che sono delle bombe. Più tutti gli altri, ci sono i cechi, ci sono i finlandesi, tutti i giovani che ci sono dietro, Piazza Valesi, ci sono veramente un nucleo di coppie fantastico adesso. No, certe volte non sappiamo neanche come incastrare le ore, perché veramente siamo sempre di più. Sì. E ecco, a maggior ragione, no, che dici questo, possiamo dire effettivamente, no, che Bergamo in questo momento è un po' il centro del pattinaggio, non dico mondiale, anche se comunque ricordiamo che è uno dei 5 centri di eccellenza ISU, l'ISU di Bergamo, però ecco, europeo sicuramente sì, lo dicono giustamente i nomi che hai fatto tu, ma anche... Perché è un centro d'eccellenza? Perché mi mette perché a disposizione. Ci dà la possibilità di allenarci al meglio, perché comunque non è facile trovare delle situazioni, delle condizioni ideali per l'allenamento. Certo. A Bergamo abbiamo tutto, cioè è perfetto, poi dopo che siamo riusciti a conciliare anche un po' la nostra vita, in particolare io mi sono sposato, mi sono trasferito a Bergamo. Sei bergamasco acquisito ormai, quindi, tu sei già bergamasco acquisito. Quindi questo è solo un plus, ma sicuramente la struttura, l'Ice Lab, tutto lo staff tecnico, i dirigenti ci mettono in condizioni veramente di poter dare il massimo. E la collaborazione con le vostre squadre sportive, che sono le Fiamme Oro e della Polizia, e le fiamme Azzurre della Presidenza. Assolutamente, ne parlavamo prima di iniziare questa trasmissione. Per noi è fondamentale avere un supporto alle spalle, come ci permette comunque di avere il nostro gruppo sportivo, Fiamme Oro e Fiamme Azzurre, perché comunque cioè noi atleti e in qualche modo dobbiamo essere tranquilli, certo. Dobbiamo non pensare a risolvere determinati tipi di problemi, e tutte queste persone che ci tengono strette, che ci vogliono bene, ci aiutano a affrontare serenamente tutte le giornate di allenamento, e non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco, anche perché vi allenate tutti i giorni, quante ore al giorno, insomma più o meno penso che... Tante, meno, tante, sì. abbastanza. È come un orario di ufficio. Io lo paragono sempre a quello che si sveglia la mattina, vai all'ufficio, mangia, continua ad andare a lavoro e poi torna a casa. Sentite, ma obiettivi futuri? Anzi, futuri. Futuro prossimo, del resto della stagione, perché insomma... Ma allora, vabbè, per questa stagione ovviamente se ci sarà la convocazione ai mondiali, il nostro obiettivo ovviamente sarà quello di, come sempre, come tutte le gare che abbiamo affrontato e che affronteremo, di fare del nostro meglio, di aumentare un po' il nostro bagaglio tecnico. Infatti vogliamo provare a mettere la combinazione con due doppi Axel, perché comunque se vuoi essere già da un europeo, ma anche un mondiale comunque competitivo con delle coppie molto forti, ti serve quel qualcosa in più. E poi il nostro obiettivo di quest'anno era quello di raggiungere i 200 punti, ne abbiamo sfiorati proprio all'europeo adesso. 199-19. Beh, quindi... sono bastati comunque. Cioè. Sì, sì, diciamo noi abbiamo detto, a noi ci piacerebbe toccare i 200 punti, okay. 200,00. Okay. Abbiamo fatto 199-19. Vabbè. Quindi... possiamo farlo a tanti centesimi. Certo, però diciamo che tutto sommato comunque non forse non barattare, forse è anche bastato. No, invece poi insomma ci sono anche le Olimpiadi nel 2026. Sì, quello sarà l'obiettivo a lungo termine, ovviamente. Cioè, certo, il nostro progetto è iniziato un po' per quello in realtà. E abbiamo un po' di cose in mente per la prossima stagione, già sia a livello di programmi che a livello tecnico, perché vorremmo provare quadruplo twister, quadruplo salto planciato, e adesso dovremmo metterci un po' con i nostri allenatori, capire bene come affrontare questo argomento, perché comunque è una cosa abbastanza delicata, diciamo, e non facile da approcciare. Assolutamente, perché quello che si diceva, in questo momento tutte le coppie sono sullo stesso piano. Certo.
Ma io penso che in questo sport, in questo mondo, approcciandosi a una Olimpiade in casa, bisogna arrivare con uno scarto. Cioè, io non sono come con uno scarto. Cioè, io non sono come tutti gli altri. Io sono meglio. Perché nel momento in cui riesce a imporre questa cosa qua, allora la tensione, se gioca male e ti porta a commettere anche qualche piccolo errore, tu partendo da una Certo, posizione più alta, comunque hai certo. le carte in regola per poter difendere la tua posizione, perché comunque l'Olimpiade viene ogni 4 anni. Chiaro. Quando uno si gioca quel giorno lì, la giornata, Sarei deve aspettare altri 4 anni e io sinceramente non ho più altri 4 anni da aspettare, perché 38enne alla prossima Olimpiade. 30, 37. Sì, scusa, però ne scusa, compirò scusa, 38, scusa. perché io sono di settembre, le Ah, Olimpiadi ok. sono a gennaio, Esatto. sono un falso Falso trentasettenne. Diciamo 37enne. così. E quindi dobbiamo in qualche modo trovare una soluzione per alzare il nostro livello bagaglio tecnico e staccarci un pochettino dagli altri. Naturalmente, approcciare i salti quadrupli è un'operazione delicata che va presa con le pinze, nelle dovute maniere, perché le rotazioni iniziano ad essere tante, la grandezza degli elementi importante e quindi l'infortunio è dietro le porte. Certo. Non possiamo altro che augurarvi il meglio. Assolutamente. Complimenti Grazie. ancora. Spostiamo un po', che almeno vi facciamo vedere un po' le medaglie in telecamera, favore di camera. Grazie mille Matteo Guarise, grazie mille Lucrezia Beccari per essere stati con noi. Complimenti ancora, in bocca al lupo per tutto il vostro percorso e grazie ovviamente anche voi che ci seguite con Grazie. tantissima passione. Torneremo sabato prossimo con un altro appuntamento di Un Drink Con. Ciao. Grazie a voi. Ciao.